Ho sempre avuto dentro di me la convinzione che la poesia, la vera, la grande poesia, sia per tutti. Ecco, Giuliano Scabbia è l'esemplificazione vivente del fatto che la grande poesia è davvero per tutti e può essere fatta da tutti. Giuliano Scabbia è stato anche mio collega, molto più illustre di me, per qualche decennio all'Università di Bologna, a insegnare drammaturgia nel DAMS delle origini, che era uno straordinario laboratorio culturale, pedagogico, ma anche di lavoro dei docenti stessi in qualche modo sulla propria stessa opera. Lui è di fatto un uomo di teatro e quindi un uomo che ha portato la poesia attraverso il teatro, però naturalmente attraverso un teatro che non dovete pensare come tradizionale, fissato nel gioco di palcoscenico e platea, ma di un teatro disseminato. Ha cominciato a lavorarci dalla metà degli anni 70, in questo modo. Ha lavorato con persone deboli da un punto di vista umano. Oggi è una cosa che si fa molto diffusamente. Io ricordo il Gorilla Quadrumano, ricordo un testo fondamentale anche per la nostra poesia, come il Poeta Albero. Ora, molti suoi testi, che sono proprio dei canti, ma dei canti in senso leopardiano, sono stati raggruppati in un bellissimo libro, I Canti del Guardare Lontano, che è uscito l'anno scorso per Einaudi. Uno dei primi lavori che mi è capitato di fare, che c'è in questo libretto che si chiama Padrone Servo, è con Luigi Nono, sulla scrittura per la musica della Fabbrica Illuminata, che è un frammento di un'opera che c'era stata commissionata dalla Scala, il diario italiano. Quel lavoro fu fatto su nastro nello studio elettronico della RAI. Ecco, il lavoro fu di metrica. Perché? E di che metrica? E io dissi a Nono: guarda, qualunque cosa sia, io ti do queste parole, però il risultato finale è quello che sarà sul nastro. Il risultato finale è la metrica della musica. Ecco, questa è stata la chiave. E poi un bel giorno mi è venuto in mente questo teatro vagante, no? Ho visto come un teatro vagante nei cieli. Sentite come appare il teatro vagante. Si apre il sipario, la Via Lattea. Entra un gruppetto di attori, trascinandosi dietro un teatro. Dopo un po' scopre che vi sono incatenati, che non possono staccarsene. Il teatro deve assomigliare a varie figure, un carro, una casa, un veliero, una caverna. Viene collocato sul fondo della scena. Diventerà di volta in volta nuovo deputato per le scene celesti e infernale. Ora appare come un boccascena secondo, lontano. Poi arrivavo col mio teatro vagante in un posto prestabilito, o nella scuola, nella piazza del paese. Invitavo una quarantina, cinquantina di ragazzi, costruivamo una città per 3 giorni, stavamo insieme, gli davo i tubi, tutta la roba per costruire, insomma. Ecco, e arrivavo col teatro vagante, cioè ho provato a farlo per strada e funzionava. Da allora questa figura del teatro vagante mi accompagna. Cioè, adesso io sono arrivato, e c'è nei Canti del Guardare Lontano, ad attraversare la materia oscura col teatro vagante, e l'ho messo in un libro di poesie il testo, che è Canto della materia oscura. Voi direte: ma che senso ha? No, è un paradosso, è il lontano, no? Se si parla di materia oscura, l'occhio più veggente che ci sia, che è il teatro, va a vedere. Il teatro vagante è andato a vedere col suo cavaliere e il suo cavallo alato. Cosa c'è di là della materia oscura? Ma non l'ha fatto immaginando simbolicamente, si è documentato, è andato a guardare cosa dicono gli scienziati oggi. Così come in un canto precedente,
E il teatro vagante è andato a incontrare il mormorio. Quell'anno quattro equipe di scienziati collegate sono arrivate alla stessa conclusione, che il Big Bang non è un frastuono, ma un mormorio. Io mi sono commosso, perché in quel mormorio ci siamo dentro tutti, c'è l'erba, c'è la formica. E allora col cavaliere siamo andati a vedere, perché no, il teatro è andato a vedere e a ascoltare il mormorio e ha parlato col mormorio. Io sono l'inizio, ma cosa sia l'inizio? Neanch'io lo so, sono il mormorio di me, qui cominciano tutte le cose e le storie. Da dentro di me, dopo tanto tempo, sono arrivate le stelle, poi è arrivata la vita e le piante, le bestie e gli uomini. Adesso, finalmente, gli uomini hanno capito, con le loro macchine e telescopi, che all'inizio c'ero solo io, il mormorio. E come hai fatto a mostrarci in questi 50 anni che il vero sperimentale, il vero rivoluzionario eri tu? È un certo modo di intendere la poesia, non ideologico, non astrattivo, parlando di mormorii, di cavalli alati, di boschi, di natura. Intendi che sono stati ben poco naturali. Prova a spiegarci il segreto di questa credibilità e di questa poesia straordinaria che ci stai comunicando. Mentre io ero sui monti dell'Appennino a Marmoreto e Busana a fare il gorilla quadrumano con gli studenti del DAMS, autogestendoci, negli stessi giorni ci fu il primo assassinio delle Brigate Rosse nella mia città, Padova. C'è chi va nei boschi e chi va nel sangue. 3 anni fa, a Scampia, ci siamo riuniti con Goffredo Fofi, che ci ha invitati, un po' di persone diverse. Veniamo per caso a parlare delle Brigate Rosse e io dico, ma a me ha dato fastidio le Brigate Rosse, perché poi dopo è stato più difficile fare i burattini per strada. Era una battuta. E questo mi fa, cosa hai da dire delle Brigate Rosse? Io sono un brigatista. Dico, ma io non sono d'accordo su niente con le Brigate Rosse. Cioè, io ho fatto 25 anni di carcere e non ho ucciso nessuno. E abbiamo discusso un po'. E poi mi fa, senti Scavia, sai cosa leggevamo noi in carcere? Teatro nello spazio degli scontri e Marco Cavallo. Cioè, due libri miei. Allora mi è venuto da dire, potevate farli prima i burattini. Questo è un gruppo di poesie che è uscito nel Almanacco dello Specchio per bontà di Vittorio Sereni, Lode della matematica. Mentre insieme con la morte esploriamo l'esperienza, nei suoi fremiti di stalattite splende la matematica, fuori e dentro la durata umana. Ma l'assassinio è anche una decisione, l'azione di imporre un rapido no a ciò che reca turbamento. L'assassino è colui che mi cammina accanto, dentro, e regge a volte la mia bandiera. Tra gli splendori della matematica è il moto che a colpi perde luce. E poi c'è questa figura dell'albero e della foresta. Questa foresta che comincia col poema di Gilgamesh, la prima grande foresta letteraria, forse, foresta dei cavalieri, la foresta che è la mente, la foresta che è il nostro viaggio, è la foresta oscura, no? Non a caso comincia in quella maniera il poema che tutti amiamo. E il teatro vagante adesso è anche un albero, e a tutti i mesi, l'albero a tutti i mesi, e sui mesi ci sono tutte le cose che ho fatto, ma che ho anche incontrato, che mi hanno trasformato, perché questo albero, io lo immagino, non esiste,
che sia un platano alto su cui stanno tutti i miei amici poeti, da Zanzotto, Elderlin, cioè, tutti che cantano alle stelle, cantano. E dove arriva la loro voce? Arriva al mormorio, all'inizio dell'universo. Questo libro Neoca Rivelato si chiude con la visione della notte in cui tutti i poeti cantando si legano all'inizio dell'universo e costituiscono questo grande discorso, legamento, questo logos della poesia. Per questo la poesia è infinitamente forte, perché è la struttura dell'universo. O pavanti stelle, margherite, cherubine ghiotte d'ogni buio e notte, come vi sento affascinate dai poemi sussurrati, sì, sussurrati e accolti dal tremante sguardo e pelle e piedi camminanti e umidità lucenti d'amore, sussurrati viso a viso, sì, negli amori del mondo, sì, del mondo. O terra che rotolando vai immensamente e pensi, forse con paura, forse con speranza, alla dolcezza del rotolamento, o terra, rara sfera di celeste ornata, piena di bisce, bisse, bissa corbole, scarbo, nassi, nata, sassi, doncancani, cavalli, elefanti, auto, aerei, pavanti e non pavanti. Cara terra, nostra casetta, né larga né stretta, ti guardo da qui, dal platano alto dei ronchi palù, vedo all'orizzonte la curva leggera e la brezza che viene verso sera e rinfresca i capelli. È l'ora del notturno apparire di fate e occhi, e io ho il pensiero che adesso tu, terra, attraverso noi, tu pensi, con tutte le bestie e piante pensi, che te stessa pensi, e la culla che ti tiene spazio per ogni parte esteso. Penso ai poeti maledetti che, scappando, hanno capito le vie dell'universo, ma prima del tempo secchi fatti sono stati, ahi, dalla signorina morte. Penso ai poeti volanti col grande tamburo e col cavallo, i fratelli maestri sciamani capaci di penetrare nel manto della notte e vincere nel sogno la signorina morte e raccontar tornare l'aldilà. Penso al giovane poeta camminante, conte di Lautréamont, alle sue visioni penso, e al mio ragionare penso e a morfare con la signorina immortalità. Ta, ta, ta. Naneoka sono, o conte di Lautréamont, e scarpe buone ho, e camminar cammino col conte Chiarastella, foreste a visitare, e chi ne sa del mondo ad incontrare. Sì, del mondo, pavante e non pavante, l'universo, mondo delle stelle e corse della luce, capire dove va, dove andiamo, dove aiutar possiamo andare, il viaggio generale e misterioso. Penso al grillo di nome Pava, Pavarotti, il tenore. Questo nome noi poeti e poetesse gli abbiamo dato. Era un grillo che abbiamo avuto per 6 mesi in una gabbietta in casa. Che sul platano canta la notte con me e guardandoci negli occhi forse il medesimo pensiero abbiamo, o legge interna, testimoniare con voce, volo, infiorescenza, il progetto della mente, mente e corpo del grillo, di me, del platano, dell'acqua, della pavante foresta e di tutte le foreste, e poeti e non poeti, e camminanti, correnti, rombanti, morenti e risorgenti. Umile terra come un grillo vai su e giù, a finire vai, dove vai a finire? Giovani poeti che intanati, giovani scienziati che aggrappati, giovani dottori che curati, chi è la cura? Chi gli dèi li cura? Cura, lo so, vuol dire amore. Amor che dà calore.
amore che di noi si prende cura. Tremita l'aria quando sorge amore e un vuoto si forma dentro cui va il vento. Vento noi siamo, vento con parole, vento che nasce quando le ali d'oro molto grandiose, amore muove, ali del tempo estese. Lo so, sonnale oca, fin dove il vento lui.